Suzuki GSX-8R può essere una degna erede delle vecchie Gixxer? Lo scopriremo in questo video perché tanto è cambiato, ma lei è affilata davvero tanto e compete in un settore di queste nuove sportive bicilindriche che è quanto mai in vita. E allora approfondiamola da vicino e poi la iniziamo a provare. La nuova GSX-8R nasce dal progetto GSX-8S, la Naked che forse ricorderete abbiamo provato un anno fa. Mi era piaciuta molto, ma poi è arrivata la sportiva. Sono cresciute queste carene, il telaio è rimasto lo stesso e anche buona parte della componentistica, in particolare il motore, che è veramente uno degli elementi più interessanti di questa moto. Ma prima di partire con la descrizione del mezzo, ci tengo a ringraziare la concessionaria Pastore Motors di Andria, che ha messo a disposizione subito questa bellissima GSX-8R in colorazione nera. Personalmente tendo a preferire la colorazione blu, ma questo nero, sapete, non è poi così male visto di persona. Per quanto riguarda il telaio, che ospita tutto questo ben di Dio di cui adesso vi parlerò, è in acciaio a diamante con questo telaietto di supporto, anche lui in acciaio. Il codino è molto stretto su questa moto, motivo per cui si genera anche questo portatarga particolarmente lungo, ma deve essere così per questioni di omologazione. Il peso con il pieno di benzina è di 205 kg, che non è proprio bassissimo, ma alla fine ci può anche stare, e la sella si posiziona a 810 mm da terra, consentendo al mio 1,77 m di toccare molto bene con entrambi i piedi a terra quando mi fermo al semaforo o in situazioni di manovra nello stretto a bassa velocità. Ma la vera star è quello che troviamo in questa zona, questo bellissimo propulsore bicilindrico di Suzuki, lo stesso motore che abbiamo anche sulla V-Strom 800, ma soprattutto sulla sua sorella, la GSX-8S. Proprio come sulla sua sorella Naked, anche qui sulla sportiva sviluppo 83 cavalli, 8500 giri e un picco di 78 newton per metro a 6800 giri. Ovviamente cambio a 6 rapporti, il quick shifter è di serie bidirezionale, quindi sia in salita che in discesa, la trasmissione è ovviamente a catena perché questa è una sportiva a tutti gli effetti, ci sono alcune soluzioni riprese dal mondo un po' più naked turistico come la posizione dei segni manubri un po' più rialzati, gli specchietti in questa posizione e la sella che vi dirò è abbastanza comoda, ma per il resto ciclistica e freni invece vengono proprio dal mondo un po' più racing, a partire da questa forcella Showa a steli rovesciati non regolabile, ma che ha una taratura di base secondo me perfetta per un peso medio di 70 71 72 kg, offre 130 mm di escursione, non tanti ma d'altronde è pur sempre una sportiva, mentre il monoammortizzatore è un Kayaba con leveraggio progressivo. Il reparto freni, che invece è veramente la sorpresa di questa moto, si affida a un doppio disco da 310 mm ed è una coppia di pinze Nissin che mordono davvero bene nonostante non ci sia una pompa di tipo radiale. Anche la modulabilità della frenata è sorprendente, ma ne parleremo tra poco quando andremo su strada a provarla. Mentre dietro troviamo un disco da 240 mm, ovviamente entrambe le ruote sono protette dall'ABS, che insieme al traction control, entrambi non cornering, sono gli unici due ausili elettronici che abbiamo su questa GSX-8R. Traction control che si regola su 4 livelli, 1 meno invasivo, 2, 3 un po' più invasivi e off ovviamente spento. 3 mappe motore, active, basic e comfort, rispettivamente sportiva, normale e confortevole, o comunque per quelle situazioni di pioggia o asfalto rovinato. Ma tornando ai cerchi, o meglio alle gomme, in questo caso abbiamo un 180 al posteriore, quindi una gommatura abbastanza normale per una sportiva di questo tipo, e un 120 all'anteriore con gommatura Dunlop Road Sport 2. Abbiamo anche un bellissimo TFT a colori, non è supportata la connessione con lo smartphone. L'altro ausilio elettronico che hanno le Suzuki recenti è interessante, è il Low RPM Assistant, che praticamente vi permette di partire se non siete bravi o se in quel momento vi sfugge la frizione senza far spegnere la moto, vi aiuta lei in partenza. Per finire, il serbatoio ospita 14 litri con un consumo dichiarato da Suzuki intorno ai 20 km con un litro, che sono poi abbastanza effettivi anche per quello che abbiamo potuto verificare. Tra l'altro serbatoio piacevolmente in acciaio, e non tutte le proposte di questo segmento hanno un serbatoio in acciaio. In tutto ciò il prezzo è veramente la killer feature di questa moto, 9700 euro franco concessionario, fatta e finita, pronta per salirci in sella, staremo sui 10.000 euro all'incirca, con anche la possibilità di avere 36 mesi di garanzia sempre e ulteriori 12 mesi di estensione, quindi veramente tanta tanta roba. Ma sicuramente la vorrete vedere su strada, oggi non la potremo provare in pista, ma sicuramente su strada sì. Però prima, come di consueto, ci salgo in sella, l'accendo e vi faccio ascoltare il suo sound, che non è poi così male, sapete, bicilindrico, parallelo sì, Euro 5 Plus sì, però ascoltate.
E tra l'altro questo bello scarico basso, piccolo, compatto, molto racing, è in controtendenza con ciò a cui proprio Suzuki ci aveva abituato nelle ultime GSX-R, che montavano degli scarichi belli grossi. Suona bene ed è anche bello da vedere. Ma dai, è arrivato il momento di salire in sella e di andare a provare la GSX-8R su strada. E allora ragazzi, eccola qui, GSX-8R, bella questa colorazione nera, vista così, sapete, mi piace di più di quanto mi sembrasse bella dalle foto, perché non è tutta nera, ci sono queste parti grigie della carena molto particolari. Certo, a me quella azzurra piace comunque di più, un po' più Suzuki, ma guardatela, bella massiccia, devo dire, l'estetica è davvero il suo punto di forza. Ma detto ciò, direi che è arrivato il momento di salirci in sella. Accendiamo la moto, bellissima la strumentazione TFT che si carica, e direi che adesso siamo pronti per andare a provare su strada. E allora ragazzi, partiamo come al solito dalla posizione di guida su questa GSX-8R di Suzuki. Si sta un po' a metà tra una naked e una sportiva. Sportiva lo è nelle forme, nei fatti chiaramente, ma ci sono alcune soluzioni un po' più da naked, come questa piastra dei semimanubri rialzata rispetto alla piastra di sterzo, che rende la posizione di guida certamente più confortevole, nonostante i semimanubri restino chiusi, quindi comunque abbastanza aggressivi, ma questo crea una posizione che ci dà un ottimo controllo sull'avanti treno e ci permette di capire subito dove far andare la moto, che andrà esattamente dove la punteremo noi. Il serbatoio è bello snello, stretto, e ci permette di stringerlo molto bene con le gambe, facilitando anche la guida di corpo, che magari in strada non è necessaria, ma in pista magari permette di essere un po' più dinamici. Le pedane sono abbastanza arretrate, non troppo per essere una sportiva, certamente non sono di quelle pedane scomode poi per l'utilizzo urbano. Infatti questa è proprio una moto che si posiziona a metà tra la sportività e anche il commuting. Ci sono alcune soluzioni da sportiva ed altre riprese dal mondo un po' più naked turistico, come ad esempio il posizionamento già degli specchietti, li vedete, non sono in posizione, come dire, tradizionale per una sportiva. Nei trasferimenti mi sarei aspettato un cupolino un po' più protettivo, già a queste velocità di aria in faccia se ne prende tanta, perché lo vedete è molto basso, secondo me doveva essere almeno a questa altezza qui. È chiaro, con i modelli aftermarket in pochi istanti e con pochi euro questo problema si risolve, però diciamo che anche se ci si china in carena, il riparo aerodinamico resta secondo me discutibile su questa GSX-8R. L'altra cosa che poteva starci, assolutamente non indispensabile questa però, era il cruise control, sarebbe stata quell'aggiunta in più che davvero l'avrebbe resa completa, ma ripeto, non è un qualcosa di essenziale su una moto che chiaramente resta una sportiva. Per quanto riguarda i controlli elettronici, abbiamo 4 livelli di traction control settabili su chiaramente off disattivo, 1 quello meno invasivo, 2 e 3, mentre se poi ci spostiamo nelle mappature motore abbiamo 3 mappature: A, quella attiva un po' più sportiva, la B, quella basic per tutti gli utilizzi, e la C, quella confortevole per la città, per la pioggia, per le situazioni in cui l'asfalto non è particolarmente gripposo. Iniziano le curve però, e allora ne iniziamo a godercela su strada questa GSX-8R. Il motore è sempre meraviglioso, spinge davvero in maniera super progressiva e con un allungo niente male per un bicilindrico. Staccato, una marcia giù, 2 marce giù, entriamo in curva, grande confidenza anche con le gomme di primo equipaggiamento. Si spennella a sinistra, si apre tutto, frenata, che frenata importante ragazzi, e si apre, ciclistica davvero tanto promossa, la moto è stabilissima sull'anteriore, c'è un feeling incredibile sin da subito. Altra cosa che mi ha sorpreso sono i freni di questa moto ragazzi, veramente tanta tantissima roba, non me lo sarei aspettato vedendo lì una pompa di tipo assiale, ma anche a livello di modulabilità della frenata davvero tanta roba. Certo, una pompa di tipo radiale sarebbe stata più azzeccata, ma anche solo questa, e soprattutto in accoppiata lei con le 2 pinze Nissin all'anteriore e i 2 dischi da 3.10, fa veramente un ottimo lavoro. Guardate come vi invita alla guida di corpo, bellissima ragazzi, sinistra, ci si può sporgere tantissimo fuori dalla moto senza temere mai di perderla. Adesso sono proprio con il sedere da fuori, proprio guida sportiveggiante. Mamma mia, che mezzo ragazzi, che ciclistica, che comfort e che feeling alla guida. Anche nel contesto urbano la piccola GSX-8R risulta decisamente comoda, e aggiungerei decisamente più comoda e a suo agio anche in questa situazione rispetto a come lo sarebbero state le vecchie GXR 600, 750 e 1000, dato che il motore frulla tranquillo in mappa B, addolcisce anche l'erogazione, e poi ho alzato i controlli al massimo perché tanto qui c'è poco da divertirsi, c'è poco da sfiorare il limite, l'importante è stare sicuri. E in
questo chiaramente la garanzia che il controllo di trazione intervenga laddove ci dovesse essere un asfalto tanto scivoloso come qui consumato, oppure semplicemente una chiazza d'olio, ancora dell'acqua nel caso in cui abbia piovuto, è comunque un vantaggio in più, direi. Tuttavia vedete, anche in contesti come questi in cui ci sono grossi avvallamenti, tombini, ostacoli di ogni tipo sull'asfalto, lei con la sua ciclistica davvero sopraffina ci permette di affrontare il tutto con grande tranquillità. Poi resta anche in questo contesto una moto molto semplice da utilizzare e in grado poi con la sua spinta, con la sua coppia, di tirarci fuori da tutte le situazioni più fastidiose per l'uso cittadino. Il quick shifter, sia in salita che in discesa, anche in città, funziona benissimo, non soffre dell'utilizzo a bassi regimi, quindi veramente perfetta. E va bene ragazzi, direi che è arrivato il momento di tirare le conclusioni su questa GSX 8R di Suzuki. Se il progetto Naked, la GSX 8S, mi era piaciuta, questa qui ha alzato ulteriormente l'asticella del mio voto, anche perché in tutto ciò lei costa 9.700 euro, quindi è una sportiva veramente abbordabile. Chiaro, bisogna accettare una cosa che ormai è ovvia, cioè che i 4 cilindri 600 in particolare sono finiti, ma ben presto saranno un ricordo anche i 1000. Pertanto prendiamo il lato positivo di questa scelta, cioè questi motori bicilindrici intanto divertono molto di più in strada rispetto ai 4 cilindri, e su questo non è questione di saperli portare a giri alti, 4 cilindri, no, questi qui in strada vanno meglio, divertono di più, la pista è un altro discorso. Ma poi soprattutto queste moto hanno una ciclistica e dei freni davvero di livello altissimo ormai, che vi permettono di divertirvi su strada come pochi altri mezzi su due ruote. In ciò la GSX 8R aggiunge una posizione di guida sicuramente più confortevole, i semimanubri rialzati, gli specchietti messi lì proprio da sport tourer, una sella comoda, una triangolazione non troppo aggressiva, e da tutto ciò ne nasce una moto veramente perfetta sia per l'uscita domenicale ma anche per il commuting urbano, e ovviamente che non disdegna anche qualche piccola capatina nella pista, dove comunque secondo me lei può dire il suo. Per me quindi è assolutamente promossa, e se volete sapete che la potete provare anche voi da Pastore Motors, concessionario ufficiale Suzuki su Andria. Troverete proprio lì questo modello nero, io onestamente preferisco la colorazione blu, ma anche nera è molto carina. Saliteci in sella, capite bene di cosa stiamo parlando prima di snobbare queste sportive moderne, perché sono moto più semplici, più divertenti, più adeguate alla strada, e sono queste tre le condizioni che bisogna accettare. Bisogna essere onesti, non siamo piloti, in strada non siamo in pista, e una moto più facile fa piacere a tutti, sia a chi è bravo sia a chi è meno bravo, quindi qui sopra chiunque tu sia ti divertirai probabilmente di più rispetto a una vecchia 600 4 cilindri che quasi nessuno in strada sa portare al limite, se non rischiando tanto, in alcuni casi troppo. Quindi per questo video è tutto, vi ringrazio ancora per essere arrivati fino alla fine, e noi ci rivediamo molto presto in un prossimo video. Ciao!